Caro sindaco, intanto la ringraziamo per averci aperto le porte di Manzano. Insomma, cos'è per lei Manzano? Buongiorno, prima di tutto buongiorno a voi. Manzano è un comune un po' particolare. È stato conosciuto in tutto il mondo come produttore di sedie. Continua a produrre sedie. Però Manzano ha più anime. Adesso il settore sedia ha un momento di crisi col Covid-19 come tutte le aziende in giro per il mondo, però ha trovato delle nicchie di mercato che le consentono di resistere ancora. Però Manzano non è solo sedie, Manzano ha più anime, come dicevo prima, ha un'anima agricola, con prodotti veramente notevoli a livello vitivinicolo, e ha una storia anche molto particolare, perché effettivamente Manzano è stato un crocevia della storia molto importante. Si parte dalla Prima Guerra Mondiale, dall'abbazia. Noi abbiamo un'abbazia millenaria che ha avuto nella storia del Friuli importanza notevole, perché era una delle abbazie più importanti del Friuli e c'era un collegamento tra Aquileia, e l'abbazia aveva degli interessi addirittura fino in Austria, dunque copriva una buona parte del Friuli Venezia Giulia. E sono loro che hanno incominciato sulle colline di Manzano a attivare la coltivazione della vite, che dopo è continuata, si è protratta nel tempo e adesso ha avuto un'escalation con dei prodotti veramente buoni di nicchia. Dunque Manzano ha più anime, ha un'anima industriale artigiana, un'anima agricola, un'anima, oserei dire, ambientale, perché avendo il Natisone che taglia in mezzo Manzano ha delle nicchie ecologiche veramente interessanti. Noi siamo capofila per il contratto di fiume, che è un contratto per valorizzare tutta l'asta del Natisone, dunque partendo dalle sorgenti arrivando fino a noi, perché il fiume Natisone si mette nel Torre, avendo delle nicchie ecologiche veramente interessanti. Noi appunto abbiamo, assieme a altri comuni, tutti i comuni che sono rivieraschi del fiume, abbiamo incominciato questo percorso che porta alla valorizzazione di tutta quest'asta del fiume. Francesco, tra poco ti porterò in via Roma numero 14, sempre a Manzano, e conosceremo Walter e la sua ottica. Ricordando che Walter ha due grandi passioni, una appunto per il suo lavoro e l'altra per l'Udinese. Ciao Walter, come stai? Bene, tutto bene, sono in formissima. Sappiamo che sei in formissima, però io non credo ancora alla tua data di nascita. 14.250. E io non ti credo. Comunque dai, andiamo avanti, complimenti, perché il tempo per te si è fermato. Si è fermato. Adesso però parliamo di questa attività. Nasce nel 1972 qui a Manzano. Perché nasce? Nasce proprio per il calcio. Da ragazzo io facevo tutto un altro lavoro. Mi acquistò l'Udinese nel 1966. Quando sono andato all'Udinese mi hanno detto: noi possiamo prenderti, però devi venire a fare gli allenamenti pomeriggio. Dove lavoravo, il titolare mi ha detto: qui solo si lavora, niente calcio. Ho dovuto staccarmi da quell'attività e sono entrato in un magazzino dove lavoravano in ottica e facevo il corriere, andavo per Udine a fare le consegne a tutti i negozi di ottica, e mi lasciavano due volte alla settimana andare a fare gli allenamenti al Vecchio Pomoretti. E da lì è cominciato, ho fatto il corso a Firenze, Arcetri, il corso di ottica, e da lì piano piano è cominciata tutta l'avventura, e nel 72 ho aperto il negozio a Manzano. Cos'è che ti piace del tuo lavoro? E io mi sono specializzato in lenti a contatto, lavoro anche con gli occhiali, anche riparazioni, se vendono occhiali. Però il mio specifico lavoro è lenti a contatto, mi sono proprio innamorato di questo lavoro. Senti, come... Ho fatto diversi corsi di aggiornamento che tuttora sto facendo per aggiornarmi continuamente, perché lenti a contatto è un lavoro molto serio che bisogna prendere con le pinze, e tuttora continuo la mia attività.
Senti, perché si usa la lente a contatto rispetto all'occhiale? Perché con la lente a contatto si vede tutto in un'altra maniera, perché la lente a contatto sull'occhio e c'è tutta un'altra visione rispetto agli occhiali. Come è cambiato il mondo delle lenti a contatto negli ultimi anni? È cambiato tantissimo perché adesso ci sono tantissime soluzioni. Si passa dalle giornalieri alle mensili, alle trimestrali, e ci sono una marea di tipologie di lenti a contatto con materiali che vanno molto ma molto bene. Vanno benissimo anche per fare sport. A che età si può iniziare a indossare una lente a contatto? Si può iniziare dai 15-16 anni per quelli che fanno sport usando le giornaliere. Da te è possibile fare dei controlli? Quando si fanno le lenti a contatto si fanno tutta una specifica di misure, di misurazioni, e poi si passa all'applicazione, che poi sono tutti soddisfatti e tutti sorridono. Caro Walter, come possiamo contattarti? Al mio numero telefonico oppure al mio indirizzo email. E adesso però devi dirci qual è il tuo segreto. Come fai a rimanere così giovane? Per rimanere giovane bisogna fare molto sport, e quindi io faccio tanto sport e mi mantengo sempre giovane. È sempre calcio. Caro Francesco, adesso è tempo di pizza, quindi siamo in via Drusin, sempre a Manzano, dagli amici Hello Pizza. Oh, I want peace, so cold like I was before. Finalmente conosciamo Michele Marella e la sua pizzeria Hello Pizza. Raccontaci quando nasce Hello Pizza. Hello Pizza nasce nel 2014 da un sogno di famiglia. Abbiamo trovato così questa piccola occasione. Noi siamo una pizzeria abbastanza piccolina, a conduzione familiare. Senti, una pizzeria piccolina con un grande cuore. Qual è il segreto del tuo impasto? Non ci sono segreti, è un impasto molto semplice, preparato il giorno prima per il giorno dopo, è una miscelazione di farine. Naturalmente, oltre che le classiche, fai tantissime pizze, anche pizze speciali, abbiamo visto anche la pizza in teglia. Sì, facciamo la pizza in teglia, facciamo la mia specialità, è la pizza al metro, 1 metro per 40, la facciamo su prenotazione, in compleanni, battesimi, festicciole a casa. Vai a casa con un cartone da 1 metro per 40, quando lo apri, è una gran soddisfazione, no? Senti, sappiamo che nel 2017, esattamente il 13 giugno 2017, hai fatto parte della nazionale italiana di pizza. Naturalmente con una grandissima mitragliata di pizze, perché ne avete fatte oltre 10.000 in 12 ore. Esperienza fantastica, è stata la prima volta per me, devo dire la verità. La cosa più bella è stato lavorare con persone che non conosci, perché era un team di 28 pizzaioli. Beh, dai, mi sono divertito. Ho sudato tanto, ma mi sono divertito. Anche perché quel giorno avete battuto due Guinness, uno 10.065 pizze in 12 ore, l'altro invece è stato far 1.500 pizze in un'ora. Esattamente, hai detto giusto. Io so che anche nel tuo lavoro è importante seguire la stagionalità. Anche questo è giusto ed è molto vero, sicuramente, certo. Ci sono prodotti estivi, invernali, autunnali. Sai cosa facciamo adesso? L'appetito viene ascoltando, visto che ti stiamo ascoltando, noi adesso vogliamo vederti all'opera. Ci fai una bella pizza? Sicuro. In quanto tempo ce la fai? Ah, pochissimo. E allora io dopo ti farò vedere una cosa, che batterò un record. La mangerò in tempi da record. Va bene, ci sto. Ci stai? Sicuro. Michele, so che tu fai degli impasti anche speciali. Sì, da noi potrete trovare anche impasti al grano saraceno, al farro integrale, nerissima e semi con segale. E oggi ho trovato una farina che si chiama Integra, macinata a pietra, a basso contenuto glutinico, e devo essere sincero, è molto molto buona. A volte facciamo il kamut, l'integrale classico, il nostro impasto alla napoletana e il nostro impasto classico, che troverete sempre tutti i giorni. Michele, e qui chi abbiamo? Qui abbiamo Giulia Simonetti, da sempre con noi. Lei è il mio braccio destro, è una ragazza molto speciale, brava ragazza. Giulia, cosa che ti piace del tuo lavoro? Tutto. Mi piace fare un po' di tutto. E qual è la tua pizza preferita? La mia pizza? Crema di radicchio, squisita, e un po' di provola affumicata. Complimenti. Raccontaci quando è che sei aperto e che orari fai. Noi apriamo dal lunedì alla domenica, tranne il martedì che siamo chiusi, dalle 10.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 22.30. Sappiamo che fate tantissimo a sport, fate anche consegne a domicilio? Sì, consegne a domicilio, sì, facciamo qui, a comuni limitrofi e dintorni, dappertutto, un po' qui in zona ne facciamo un po'. Caro Michele, allora tu sei cintura nera di pizza nel farla,
E io sono cintura nera nel mangiarla adesso. Ok. Sei pronto? Prontissimi. Fuori il tempo. Vai, ti cronometro. Finalmente siamo nell'antico borgo medievale e alle nostre spalle c'è la casa natale di Caterina Percoto, questa grandissima scrittrice friulana. Insomma, cosa possiamo dire di questa località, quella di San Lorenzo? Beh, è una frazione del comune di Manzano che, come giustamente avete già raccolto voi la notizia, è diciamo il punto centrale della casa di Caterina Percoto, è conosciuta proprio per la casa di Caterina Percoto. Qui, come si può vedere dalla lapide, aperse e chiuse gli occhi la nota scrittrice friulana. Cosa dire, è una borgata di circa 340 persone. Oltre a San Lorenzo abbiamo anche la frazione di Soleschiano, leggermente più a sud, dove effettivamente andrete sicuramente a far visita alla Villa Martinengo, Piccoli Martinengo, così, villa del 1700, mi dicono, pertanto bellissima villa con parco adiacente. Questo comune con le sue frazioni racchiudono tanta storia. Sì, sicuramente. Io per dirle, porto la mia esperienza, io sono nato qui in questo borgo e dopo 56-58 anni continuo ad abitare. La storia di Manzano, insomma, sicuramente ve la racconterà chi più di me ha avuto esperienze in merito. Io, riguardo alla piccola frazione di San Lorenzo, posso solo dirvi che negli anni passati questo borgo, proprio questo borgo di Caterina Percoto, era molto piccolo, veniva adoperato da militari per addestramenti particolari, ecco, come accampamento. Francesco, adesso ci troviamo da Pet Grooming Saloon, toilettatura per cani e gatti. E se non erro, ci sta aspettando Ugo. Chi è Ugo? Entra con me che lo scopriremo. Cara Vanita, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte della tua fantastica toilettatura. Ci aspetta Ugo, però adesso parliamo un attimino di te e di questa toilettatura. Quando nasce e perché nasce? La toilettatura ormai sono quasi 2 anni e mezzo che è aperta, e l'idea è nata perché ho sempre avuto la passione degli animali fin da quando ero piccolina, e i miei nonni avevano una fattoria, quindi sono cresciuta con gli animali. E 3 anni fa ho deciso di lasciare il mio vecchio lavoro di ufficio e dedicarmi alla mia passione, che erano gli animali, e quindi ho fatto questa scelta. Senti, cos'è che ti piace del tuo lavoro? E soprattutto il rapporto che ho con gli animali, la possibilità di conoscerne tanti e di poterli aiutare a star bene sia fisicamente che anche mentalmente. Anche perché la toilettatura è un benessere per l'animale. Sì, esatto, non è solamente una questione di estetica, ma è soprattutto una questione anche di benessere fisico, perché ci sono molti cani, soprattutto quelli che hanno il pelo in crescita, barboncino, maltese o anche meticci, che sono su quella linea, che devono essere trattati molto spesso per evitare nodi o feltri che potrebbero causare problemi alla pelle. Senti, quanto è importante conoscere la tipologia dell'animale o magari la razza dell'animale prima della toilettatura? Beh, è fondamentale, e non tanto la razza, perché comunque io ho tantissimi meticci, ma quanto il tipo di pelo, perché su ogni tipo di pelo deve essere fatto un determinato trattamento. Non si possono fare tutti i trattamenti su tutti i tipi di pelo, quindi quello è fondamentale, la base della toilettatura. Valentina, quando sei aperta e che orari fai? Io sono aperta dal martedì al sabato, dalle 9 alle 18, sempre con orario continuato. È sempre meglio prenotare? Sì, è sempre meglio prenotare, perché comunque ogni cagnolino ha la sua tempistica e quindi devo riuscire a inserire gli appuntamenti. Ricordiamo dove sei. Io sono a Manzano, in via Pietro Zurutti, numero 62. Senti, qual è lo stile adesso del 2020? Va molto l'Asian style, su tutti i cagnolini, barboncini e maltesi, anche se qua, siccome siamo in un paesino di campagna, tutti puntano sullo standard, sul semplice. Allora, se il cagnolino morde, però so che il gatto invece graffia.
Il gatto graffi e morde, e perché comunque i gatti sono un po' più complicati da fare per l'indole che hanno, però con la pazienza si riesce a far tutto. Senti, qual è il tuo segreto? La pazienza e l'amore per gli animali. Senti, andiamo da Ugo? Andiamo da Ugo. Cara Valentina, insomma, il cane a pelo corto si pensa che non abbia il pelo morto, invece... E invece ne ha, e anche tanto. Un errore che fanno molte persone è quello di comprare o di adottare un cane a pelo corto, sperando che non gli perda pelo per casa, e invece poi rimangono sorpresi da quanto pelo trovano in giro. Senti, quali sono i servizi che dai nella tua toilettatura? Allora, oltre ai servizi base, classici della toilettatura, quindi il lavaggio, il taglio o a macchinetta o a forbice, dipende dal tipo di cane, o anche lo stripping che va fatto sui cani col pelo duro. E io ho anche dei trattamenti spa. E offro il servizio di bagno all'ozono per disinfettare meglio il cagnolino, oppure ho il trattamento con l'ossigeno attivo o con gli infrarossi. Senti Valentina, qual è il tuo sogno nel cassetto? Beh, il mio sogno è quello di continuare con questo lavoro, di imparare sempre cose nuove e di conoscere sempre più animali. Cara Valentina, Ugo è stato bravo, è diventato subito mio amico. Adesso sai cosa faccio? Ti faccio un regalo, lo porto a fare un bel giretto. Perfetto, così non devo farglielo fare io dopo. Ecco, e quindi se mi farà lo scherzetto, cari padroni, dovete portare sempre il sacchetto, eh? È tutta una rima, mi raccomando, sempre il sacchetto per il vostro amichetto, ok? Andiamo, Ugo! Mi descriva con un aggettivo Manzano. Manzano è, potrei dire, multiforme. Dai, diciamo che multiforme. Manzano è stato sempre un crogiolo di idee. È sempre stato capostipite di strade che dopo hanno portato magari a altre parti lontano di Manzano. Però io direi, come aggettivo, direi che Manzano è effervescente. Dai, culturalmente effervescente, anche se non sembra. So che Manzano è molto attiva grazie anche alle sue associazioni. Noi abbiamo tantissime associazioni, per quello le dico culturalmente è effervescente, perché abbiamo moltissime associazioni. La Pro Loco fa da cappello a tutte le associazioni, però ne abbiamo sia sportive che culturali, di tutti i tipi. Infatti Manzano ha anche tanti campioni sportivi. Perché? Perché appunto, avendo tante associazioni, ha avuto dei campioni in ogni campo. Parlo della corsa, del calcio, pallacanestro, motonautica, di cui io facevo parte, perché io facevo il campionato italiano di motonautica. Cioè Manzano segue molte strade, dopo magari quelle strade lì prendono altre vie e si va lontano, però come partenza Manzano è molto attiva su tutte le novità. Mettetevi comodi comodi, buttate il telecomando come dico sempre, perché tra poco conosceremo la grande famiglia Cencic. Caro Mauro, intanto ti ringraziamo per averci aperto le porte della tua fantastica azienda agricola. Ci troviamo qui nelle tue vigne, siamo in località Sottomonte, siamo a Manzano. Insomma, raccontaci quando nasce questa azienda. Nel 1923, quando i nonni hanno acquistato questa terra e poi il papà ha continuato la sua attività di agricoltura ed infine è passata a me e mio fratello Nicola. E tuttora stiamo portando avanti questa attività di produzione vini, associato negli ultimi 20 anni agriturismo, dove facciamo degustare i nostri vini e le nostre pietanze cibarie che produciamo nel nostro agriturismo. Senti, quanto importante è la terra? La terra è il 100% dell'importanza. Il vino buono nasce da un'uva buona, che nasce da un terreno buono. Senti, caro Mauro, che vendemmia sarà quella del 2020? In questi giorni stiamo vendemmiando e vediamo che le rese sono leggermente inferiori rispetto all'anno scorso, ma la qualità sicuramente è ottima, in quanto abbiamo avuto un'estate non molto calda come gli anni precedenti, abbiamo avuto la giusta quantità di pioggia, almeno in questa zona, e poi abbiamo avuto un agosto
che è stato bello, asciutto, quindi ha permesso una maturazione ottimale della buccia e quindi una sanità. Difatti, se vediamo, l'uva non è marcia, è bella sana, e questo ci permette di poter prolungare la maturazione di qualche giorno, ed è quello alle volte che fa il plus o meno di una cantina. Qui invece, caro Mauro, siamo nella zona Merlot, insomma una zona con tanta storia da raccontare, perché ha oltre 60 anni questa vite. Esattamente, anche questa vite qua, questo vigneto qua, come quella del Friulano, è stato messo negli anni 60, agli inizi degli anni 60, e da qui noi ricaviamo sempre il nostro Merlot Rhone de Skene. Sai cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere la tua azienda agricola. Ma certamente, adesso andiamo subito a vedere l'azienda agricola e così potremo anche assaggiare i nostri vini. Mi piace questa cosa, anche perché ci aspetta qualche bel piatto, eh? Sicuramente. In Friuli non si può bere senza mangiare una fetta di salame. Non sei friulano. Cara Laura, tra poco conosceremo il tuo agriturismo, insomma, dove tu delizi i palati di tutte le persone, perché sei una bravissima cuoca, mi hanno detto. Abbastanza, abbastanza. Qual è il tuo piatto forte? Un po' tutti. Polenta, fricco, frittata, minestrone. Le tagliatelle, mi parlano delle tue tagliatelle. Sì. Ti fanno arrabbiare qua i figli e i nipoti o no? No, i nipoti no, i figli... Ogni tanto, vabbè, gli tirerò i capelli, va bene? Non li hanno. Mauro, finalmente ci siamo accomodati, adesso faremo un brindisi per gli amici di Udinese TV. Insomma, io l'ho chiamata Frasca, ma è Frasca o agriturismo? Ma diciamo così, che per gli over 40 rimane sempre la Frasca, in quanto nella cultura friulana la Frasca era il posto dove si andava a bere i bicchieri di vino, si mangiava un piatto di affettati. Poi è diventato l'agriturismo dopo gli anni 2000, in cui la trasformazione si è passata dal piatto freddo al piatto caldo. Senti, quali piatti della tradizione friulana possiamo trovare qui? Adesso andiamo in periodo invernale, quindi il minestrone orzo e fagioli, le tagliatelle fatte in casa da mia madre Laura, poi abbiamo il frico, la frittata con le erbe, il salame con cipolle e aceto, molto, direi, famosissimo in Friuli, e soprattutto poi una cosa che non deve mai mancare è il muset. Che ora rifai? Momento di compagnia per bere i bicchieri del vino, abbiamo il mercoledì, giovedì e venerdì sera dalle 5 fino alle 8 di sera. E poi il sabato a pranzo, per sempre comunque per piatti freddi e un bicchiere di vino in compagnia. Mentre per quanto riguarda i piatti caldi, abbiamo il sabato sera e la domenica a pranzo. E siamo pronti per questo cincin alla Cencij, va bene? Esatto. E mi raccomando, cincin da Cencij, e vi aspettiamo sempre qui, dove? A Manzano, in via Sottomonte 171. E sempre solo forza? Udinese! Amici di Udinese TV, a Manzano in via Zarutti numero 58 potete trovare anche l'ambulatorio veterinario della dottoressa Anna Bossi. Andiamo a conoscerla. Dottoressa Bossi, intanto la ringraziamo per averci aperto le porte del suo ambulatorio. Ci dica da quanto tempo è sul territorio? Il mio ambulatorio quest'anno compie 30 anni, quindi è una vita che sono qua. Come è cambiato il suo lavoro negli ultimi anni? C'è molta più attenzione nei confronti degli animali, vedo che molte più persone cercano la compagnia o del cane o del gatto, sono molto più attenti alla salute, anche per quanto riguarda le profilassi. Quali sono i servizi che dà nel suo ambulatorio? Naturalmente la clinica, seguiamo i cuccioli con la dieta, le prime vaccinazioni, l'iscrizione all'anagrafe, poi le profilassi anche per gli adulti, che possono essere le vaccinazioni o le profilassi per la filaria o per la leishmania a seconda delle esigenze. Naturalmente li seguiamo per tutti i tipi di problemi clinici. Abbiamo un laboratorio interno, ci avvaliamo anche di laboratori esterni per esami più particolari. Anche come diagnostica facciamo ecografie e chirurgia di base, abbiamo l'anestesia gassosa. Cos'è che le piace dopo 30 anni del suo lavoro?
E ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e che ancora mi appassiona. I campi sono infiniti. Io adesso mi interesso di nutrizione e ho trovato un nuovo entusiasmo, insomma, nello svolgimento della mia professione. E comunque, insomma, l'amore per gli animali di fondo è quello che fa la differenza. Si parlava di attenzione. Quanto è importante è l'alimentazione dell'animale? Ultimamente, come si dà molto più peso all'alimentazione per noi, anche per i nostri animali viene presa molto in considerazione e c'è sempre più richiesta anche di diete casalinghe, bilanciate. E io sono veterinaria nutrizionista e mi occupo in particolare di questa branca della veterinaria. Come funziona questa dieta? Come ce la prescrive? Naturalmente prima viene fatto un'indagine anamnestica, cioè vengono fatte molte domande per capire tutto del cane, qual è il suo stile di vita, l'alimento che ha assunto fino a quel momento, le patologie che ha avuto e le patologie attuali. Poi se c'è la necessità vengono fatti degli esami del sangue, un'ecografia e poi insomma viene formulata la dieta apposita per quel cane. Sono più golosi i cani o i gatti? Sicuramente i cani sono pazienti più facili. Il gatto ha gusti molto particolari, non sempre è facile cambiare l'alimentazione, bisogna provare. Ci sono gatti che gradiscono i pezzetti, gatti che gradiscono il crudo, il cotto, insomma ogni gatto è un mondo a sé. Dottoressa, vorrei capire se c'è un aggettivo per descrivere il suo lavoro. Direi che un unico aggettivo non è sufficiente, almeno due, impegnativo ma affascinante.